Eccoci con il nostro Advisory Update, un momento e un format che ci permette un po' di affrontare tanti ragionamenti, di fare un po' un bilancio e oggi mi verrebbe da dire che il bilancio potrebbe essere ancora più preciso perché? Perché è iniziato un nuovo mese, beh, siamo assolutamente nel pieno del periodo estivo, ma soprattutto con il nuovo mese, il mese di luglio, possiamo fare un bilancio del primo semestre di questo 2022 che è stato caratterizzato da tantissimi eventi, tantissime situazioni. In parte magari già messe in conto in altri casi che non avevamo proprio considerato. E effettivamente il primo dato da cui partire è quello per cui a Wall Street si è registrato il peggior primo semestre da 50 anni. Per arrivare a una situazione analoga dobbiamo tornare al 1970. Parliamo da qui anche con tutti i timori rispetto a un rallentamento generalizzato dell'economia. A partire da quella americana, in cui sempre più persone, sempre più analisti, esperti parlano di una recessione probabile. Del resto, e poi mi taccio, il governatore della Fed, Jerome Powell, ha ribadito al congresso proprio ieri che insomma l'inflazione verrà combattuta con tutte le armi disponibili da parte della Banca Centrale Americana. Questo mettendo in conto anche un rallentamento effettivo dell'economia, cosa che sappiamo già molto bene, però appunto Powell, anche Powell l'ha ribadito. Saluto Eugenio Sartorelli, buongiorno Eugenio, grazie per essere con noi. Allora, Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. siamo sempre e più che mai in balia dei mercati. Io ho citato questo primo peggior semestre di Wall Street dal 1970, non so se vuoi partire da qui, ma insomma questo ci dà modo poi di ragionare in senso globale su quanto stiamo vedendo. Beh, oddio, direi che la prima cosa da dire è che nel 2020 e 2021, soprattutto il 2021, forse c'è stato uno dei maggiori rialzi della storia con un'economia in sfascio perché non c'è altro da dire, l'economia era solo sussidiata e quindi prima o poi deve rallentare. Cioè è come un maratoneta. Il maratoneta dovrebbe andare a un ritmo costante, solo che a un certo punto inizia a correre di più e però finisce la benzina, cioè finisce le energie e per quanto cerchi di assimilare, di nutrirsi per avere nuove energie, queste ci impiegano un po' per essere assimilate. Ecco, questo è quello che sta succedendo ai mercati e non potevano continuare a correre quando l'economia non andava bene. E adesso con l'economia che non è vero che va male, l'economia sta ancora tirando e i dati dei PMI e ISM manifatturieri di oggi ci dicono ancora che l'economia Esatto. cinese non va male, che l'economia giapponese non va male, che l'economia indiana non va male, l'economia australiana va bene, non va male, l'economia australiana va bene e l'economia canadese pure. Quindi non c'è rallentamento, sì, forse un leggero rallentamento, ma soprattutto tutto ciò che è mondo anglosassone è molto distante da ciò che si può chiamare una recessione. E i mercati scendono, niente, stanno solo equilibrando il fatto che quando l'economia andava male un anno fa e 2 anni fa stavano salendo, Sì, basta, è un assolutamente equilibrio, Eugenio. Infatti, è un sostanziale equilibrio. bene, io ho usato la parola bilancio e tu giustamente lo stai facendo in modo completo, ma infatti 2020-2021 abbiamo spesso, anzi sempre usato questa espressione scollamento tra l'andamento dei mercati finanziari e l'andamento dell'economia reale, ed è quello che dicevi tu, cioè perché l'economia andava male, ma il mercato ha tirato e l'anno scorso soprattutto abbiamo assistito a record incredibili su tutti i mercati. E infatti non a caso quando ti ho dato la parola, ho detto il mercato in rallentamento, facendo un bilancio invece di questo primo semestre, in alcuni casi l'avevamo messo in conto e mi riferivo proprio a quello che hai detto tu, no? Al fatto che il mercato dovesse rallentare in qualche modo, che non potesse replicare ovviamente i risultati del 2020-2021. In altre situazioni, ovviamente, cioè, ci sono altre situazioni che chiaramente non avevamo messo in conto, tipo la guerra, mi viene da dire, è molto banale, però insomma dobbiamo fare i conti anche con quello, no? Però diciamo che tu dici il rallentamento ci sarebbe stato a prescindere, ma Assolutamente. così evidente? Ma se parliamo di economia, il rallentamento è forte solo sull'Europa, ma per il resto del No, parlo di mondo. mercati adesso, perdonami, hai ragione, perché stavamo Ah, parlando un po' beh, di no, entrambe le cose. se parliamo di Ok. mercati, se mercati, parliamo di mercati, direi che è andata molto bene. È andata bene, perché io me l'aspettavo Molto più molto più violento, violento. ok. Sì, cioè quando avevamo.
quando hai una Tesla che fa price sales 30 volte, ma cosa, come puoi riempire un fondo di una cosa che vale 30 volte le vendite? Io vorrei parlare con un gestore e il gestore mi dice: ma fa parte del benchmark, cosa ci posso fare? E c'ha ragione il gestore, non è colpa sua, è colpa del meccanismo autoreferenziale che c'è nelle gestioni. Per cui se Tesla sta nel Nasdaq 100, sta nell'S&P 500 e tu devi avere e sale e quindi conta di più in percentuale, se tu hai un fondo che deve replicare un benchmark che è vicino all'S&P 500, devi comprare tot Tesla e questa continuerà a salire. Quindi c'è anche un meccanismo distorto, e qui ricordo sempre ai regolatori che forse questa cosa è il caso che la prendano in mano, perché c'è veramente un meccanismo distorto sulle gestioni e sugli ETF che porta a salire sempre di più titoli grossi, anche se hanno dei fondamentali che non giustificano per nulla certe valutazioni. Ripeto che Zoom era arrivata, credo, a 60 volte le vendite, cioè il fatturato. Zoom, che a un certo punto valeva 70-80 miliardi, dopo andate a vedere come è scesa Zoom, No, valeva certo. 60 volte il fatturato, non gli utili, il fatturato. Cioè sono cose che sono assolutamente fuori da ogni senso. E adesso stiamo tornando in maniera ordinata, perché il ribasso che stiamo vivendo è ordinato, cioè non ci sono grossi picchi di volatilità. La volatilità sì, arriva al 30, 35, 40%, anzi, visto che è sempre brutto parlare senza vedere Sì, le cose. esatto, ti succedo. Poi quando vuoi condividi assolutamente, così cominciamo a fare anche un po' di analisi intermarket, Sì. Eugenio. Sì. Scusa, ti chiedo intanto mentre condividi Sì. tranquillamente, ti mostro anche il titolo, sulla recessione. Mi hai già risposto, ma ti faccio la domanda specifica, grazie alla regia, quello proprio il titolo successivo. Recessione in vista, cosa aspettarsi e cosa muoversi? Ma secondo te non c'è una recessione in vista o ho capito male? Per l'America no. No, ok. Per No, è l'America da lì. no. Vai. Rallentamento economico. Non so perché continuano a parlare di questa cosa. Stagflazione ci sarà in Europa. La Germania è la prima che entrerà probabilmente. Cioè, In inflazione America dopo. no, quindi, No, in nonostante il America. rialzo dei tassi da parte della Fed? Mi aspetto un rallentamento, Ok. magari un trimestre, non so se sarà l'ultimo di quest'anno, il primo del prossimo, magari che ha un PIL negativo. Ma ricordiamoci che nella recessione tecnica sono i due trimestri Sì, negativi. Ecco, certo. direi che vedere due trimestri negativi da adesso a un anno lo vedo molto improbabile. Poi, chiaro, se la Fed adesso alza tre quarti, poi la volta prossima alza un punto e poi la volta dopo prossima alza due punti, e Ok, allora vabbè, gliela chiaro, chiama, gliela chiaro, chiama. Anzi, a proposito di questo, così ritorno all'argomento di prima e poi ritorno, faccio un salto. Si parlava delle situazioni, delle ciclicità. Allora, intanto Goldman Sachs che scopre l'acqua calda, il mercato rosso è ciclico ma guidato dagli eventi. Grazie Goldman Sachs, sicuramente stai pagando degli stipendi a persone che possono anche fare altro, perché questo lo studiano tutti nelle università. E non ci vuole Goldman Sachs perché ci racconti questo. Questo però che vi sto facendo vedere è la tabella del National Bureau of Economic Research, che è un ente terzo, non governativo, ma diciamo fatto da professori, persone competenti e così via, che stabilisce, definisce i cicli economici degli Stati Uniti dal 1854. Guardate. E ci sono tutta una serie di cicli economici. Adesso purtroppo qui non c'è la tabella finale, ma ci sono tutta una serie di cicli economici, cioè il mondo economico è ciclico, non può crescere indefinitivamente, non è possibile, non ce la fa, cioè proprio è una stortura. Quindi a un rialzo c'è un ribasso, è normale. Se andiamo a vedere l'ultimo massimo, peak, è stato nel febbraio 2020, il minimo è stato nell'aprile 2020, il minimo, quindi la recessione tecnica è durata sostanzialmente 2 mesi. Perché? Perché poi è intervenuta la Fed. Solo 2 mesi, una cosa incredibile. Adesso vedremo quando decreteranno che il ciclo economico ha fatto il massimo. Di solito lo decidono sempre almeno 6 mesi dopo, però diciamo che il ciclo economico probabilmente è in fase di massimo, sicuramente è in fase di massimo. E chi è che ci sta dicendo a grande forza questa cosa? Beh, il primo strumento che ci dice che il ciclo economico è sul massimo è i bond. Prendo il T-note, anzi ve lo prendo il rendimento del Sì. T-note per prendere il prezzo. Quando è che ha fatto il minimo? Ha fatto il minimo ad agosto 2020.
Il minimo vuol dire massimo di prezzo. Ecco, questo è un anticipatore di un massimo del ciclo economico. Il secondo anticipatore, questo è il primo anticipatore, che le può anticipare di molti mesi o anche di più di qualche anno, come in questo caso. L'altro anticipatore del ciclo economico, lo andiamo a vedere velocemente, spero di trovarla, anzi se no lo prendo qui, cioè l'S&P 500. Quando è che ha fatto il massimo l'S&P 500? L'ha fatto tra la fine dell'anno e l'inizio, scusate, e l'inizio di quest'anno. Questo è un massimo del non so perché non me lo prende, vediamo se me lo prende. Eccolo qua, giornaliero. Okay. Quindi l'S&P ha fatto un massimo molto chiaro, con una discesa tutto sommato ordinata, ha fatto un massimo a gennaio. Poi perché è ordinata? Perché scende, rimbalza, scende, rimbalza, qui scende un po' di più, rimbalza. Queste sono discese ordinate, con volatilità, lo vediamo dopo, che ha avuto dei picchi tutto sommato regolari. Il fatto che, e questo è un massimo del mercato, cioè pensare che si possa vedere i nuovi massimi, cioè vuol dire che la Fed si mette di nuovo a fare espansione monetaria, ma ha detto esattamente l'opposto. Quindi vuol dire che in genere entro tre e sei mesi, quindi adesso, il ciclo economico è sui massimi. O l'ha già fatto il ciclo economico ai massimi o in area di massimi. Ora, che dall'area di massimo mi passi a una recessione, veramente o succede come la pandemia, che è andata in recessione in pochi mesi, ma se no faccio fatica a pensare che in pochi mesi vada in recessione. Perché decrescita non vuol dire recessione, vuol dire diminuzione della crescita. Cioè il ciclo economico americano, certo, è in fase di diminuzione della crescita, non in crescita negativa. Quindi quello mi aspetto, e quello mi sta dicendo l'analisi intermarket. Me lo dice il rendimento dei bond e me lo dice il prezzo, il valore dell'S&P 500. Okay. Infatti stavo chiedendo quello in modo sottile, la differenza, no, tra il dire che l'economia è in decrescita o l'economia è negativa, insomma, no? Il sottile confine tra queste due cose. Sì, il rallentamento, la parola giusta, che l'economia è rallentamento, perché probabilmente o sta facendo o ha fatto da poco un massimo, ma lo sai sempre dopo, ci vogliono qualche mese per capirlo. Certo. Quella europea purtroppo ha questa variabile in più della questione ucraina, che può effettivamente portarla in stagnazione. Peraltro, guarda, tra un minuto, in caso ti fermo, avremo l'inflazione, vediamo se è già stata pubblicata, se non fermo, l'inflazione europea e l'inflazione italiana. Aspetta un secondo e poi ti lascio ancora la parola, perdonami che il calendario mi sia un po' sfasato, vediamo un po', no, ancora non è stata pubblicata, appena dovesse, arrivano ti fermo, Eugenio, prego. Sì, volevo dire la questione, perché il ribasso è ordinato. Sì. Quindi non solo ve l'ho fatto vedere con i vari zigzag, però guardiamo, quindi il mercato scende da dicembre. Guardiamo la volatilità. La volatilità ha fatto... Ecco, scusami, picco... dall'Europa l'indice dei principali prezzi al consumo è a 3,7, leggermente in calo rispetto al 3,8 precedente su base annuale. Intanto è il primo che è uscito, io te li leggo appena arrivano, Eugenio. Beh, il fatto che non sia salito è positivo. Infatti, ricordiamoci che c'è la questione della base. Cosa vuol dire la base? Vuol dire che... Questo è l'indice generale, non è proprio l'inflazione, che ricordiamo su base annuale l'indice dei prezzi al consumo è l'8,1, gli analisti prevedono un 8,4. Ecco, però l'inflazione di fatto è iniziata a salire da aprile-maggio, quindi ogni mese saliva. Ora, se tu la confronti con l'anno precedente, se l'anno precedente era in salita, il dato era in salita, vuol dire che vai a confrontarlo con un dato sempre più alto. Certo. E questo porta a una crescita un anno dell'inflazione inferiore. Certo. Si chiama effetto base, cioè è una questione di statistica. Certo. Però ecco, non vuol dire che l'inflazione sta calando, vuol dire che sta calando su base un anno, cioè è ancora alta. Adesso vedremo comunque. No, chiaro, adesso aspettiamo quella che ci dà l'idea proprio di cosa sta succedendo. E poi ricordiamo anche che in Italia, su base annuale, partiamo da un 6,8, gli analisti prevedono un 7,4, quindi insomma un aumento sia da un punto di vista europeo sia italiano. Allora, prego, Eugenio, scusami, ti interromperò appena arrivano, non sono ancora stati pubblicati. Sì. Quindi stavo dicendo, perché dal punto di vista della volatilità, questo è il VIX, la discesa ordinata. Primo punto, inizio di discesa, è iniziato a gennaio e poi è scesa.
ovviamente la volatilità fa l'inverso: quando il mercato scende, la volatilità sale e fa un picco. Fa un picco, vedete, 35, fa anche una puntata 38, arrotondiamo. Ecco, Eugenio, scusami, guarda, sono usciti i dati, tranne è uscito anche quello europeo. Eccolo, andiamo sul calendario, prepariamoci perché è un po' come da attese, insomma. Allora, te li leggo, poi lasciate il commento. Partiamo dall'Europa, ovviamente. Su base annuale siamo a 8,6. Quindi non solo in aumento rispetto all'8,1 precedente, ma anche in aumento rispetto al consensus, che era di 8,4. Adesso non è stata ancora pubblicata quella mensile, ma poi andiamo a vederla. Però siamo a 8,6. Per quanto riguarda l'inflazione italiana, siamo su base annuale a 8. Perché lo scandisco così? Perché partiamo da 6,8 e gli analisti prevedevano un 7,4. Su base mensile siamo... appunto, quindi ho scandito questo 8 tondo tondo per bene. Su base mensile siamo all'1,2 rispetto allo 0,8 precedente. Gli analisti avevano previsto peraltro un rallentamento, invece no, siamo aumentati 0,6. E appunto adesso appena esce quella mensile europea te la leggo. Però insomma già su queste possiamo dire qualcosa, direi. Ma possiamo dire che stiamo andando verso la doppia cifra, sì. e quindi possiamo dire esatto, la Spagna ha anticipato, ma temo che, a parte la Francia, che sappiamo il motivo, che ha un'inflazione, mi pare che è appena uscita intorno al 5-7, ma l'energia, esatto, ha il 70, quasi 80% dell'energia che è nucleare, e quindi a questa inflazione decisamente inferiore. La Germania sarà la prima, secondo me, che va in doppia cifra dopo la Spagna, e a seguire poi molte altre nazioni. E a questo punto ci sarà blocco, cioè siamo già in rallentamento economico, quindi entriamo nella fase di stagflazione, stagnazione economica con elevata inflazione. Purtroppo poi l'Europa, anche per questi motivi, andrà probabilmente anche in recessione. Speriamo sia breve, che duri giusto l'arco di due trimestri e poi ci sia un recupero. Va detto che la Banca Centrale Europea ha una gatta da pelare veramente difficilissima. Esatto. Perché da qualche parte devi intervenire sull'inflazione, ma dall'altra non puoi neanche accelerare la discesa dell'economia. È una situazione molto difficile che richiederà creatività. Ecco, creatività, sì, come non vuol dire, sì, improvvisazione, cioè vuol dire degli strumenti non convenzionali, strumenti fuori dal comune, ma cioè, la Banca Centrale Europea ha uno staff, a parte quelli sull'inflazione, che spero li cacciano tutti e li sostituiscono con nuovi studenti dell'università giovani, che magari sono più bravi delle cariatidi che non hanno capito nulla dell'inflazione, a parte quelli, mediamente lo staff della Banca Centrale Europea è uno staff di primissimo livello, quindi sono convinto che troveranno delle soluzioni innovative e che accelereranno, tra l'altro, secondo me, saranno delle forze non centrifughe, ma centripete. Cioè, tutto questo, secondo me, compresa la questione ucraina, accelererà il processo di unificazione europea. Io lo vedo positivamente, ci sono anche, insomma, una serie di segnali in quella direzione, e quindi il fatto di una maggior fiscalità similare, da un'emissione di bond similare, finalmente forse faranno i famosi euro bond che se ne parla da anni, poi però sappiamo che soprattutto gli olandesi non li vogliono, e secondo me ci sarà una accelerazione verso una maggiore uniformità finanziaria e fiscale dell'Unione Europea. Ovviamente non in un anno, l'importante è segnare un percorso che poi venga seguito. Assolutamente. E credo che... Vabbè, insomma, adesso teniamoci sta bella inflazione che continua a salire e vedremo appunto cosa farà la BCE, perché adesso la palla è ancora di più nelle sue mani. Poi vabbè, la Lagarde, Eugenio, che voglio dire è anche un discorso sensato, ha detto che si è appellata un po' anche alla visione un po' più lungimirante dei governi, che devono in qualche modo trovare degli interventi e mettere in atto degli interventi mirati, cioè, come dire, non è che è solo la banca centrale fa molto, però deve essere tutto un insieme di cose, quindi tutti diciamo devono farsi carico di quanto sta accadendo, ancora di più adesso, visto che appunto è confermato che la corsa continua. Vabbè, certo, deve essere un'azione della Banca Centrale, del Governo Centrale Europeo e dei vari governi, però certo.
Passando, visto che stavo parlando della volatilità Sì. implicita americana, Sì. visto, e parliamo di Europa, vi faccio vedere quella europea, così vi faccio vedere come anche per l'Europa, al di là Ok, del andiamo picco sul di grafico di volatilità, Eugenio, per favore, dalla regia, che così ci mostra. Perfetto, cioè vi vai. sto mostrando la VSTOXX, che ha avuto un picco, qui sì che c'è la paura, ma qui non è la paura dei mercati. E qui la paura è partita la guerra in Ucraina, quindi parliamo di. E la discesa iniziata, e quindi la salita della volatilità tra metà febbraio e circa l'8 marzo, dove c'è stata questa forte salita di volatilità e discesa dei mercati, soprattutto europei, per la questione ucraina. Qui sì che c'è stata paura, però vedete, qui maggio sì, si è arrivati poco sopra 35, poi giugno. Metà giugno, sì, si è arrivati 31,5, 32, anche adesso è tutto composto, cioè la discesa e quindi il fatto che si liquida parte dei portafogli azionari da parte dei gestori, perché sono loro che creano i trend più di lungo periodo, tutto sommato, a parte questa fase che non c'è stata negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti non c'è stato un picco di volatilità così elevato, quindi tutti i gestori hanno riequilibrato i loro portafogli, quindi un po' alleggerito dell'azionario, ma soprattutto fatto rotazione, andando su titoli più difensivi, andando su titoli che danno maggiori dividendi, andando su titoli che hanno dei fondamentali maggiori e quindi più sui titoli value piuttosto che i growth, hanno abbandonato i growth e sono andati più sui value. Ecco, tutto questo ha portato tutto sommato a picchi di volatilità contenuti che ci ricordano che la discesa che sta avvenendo è una discesa fisiologica e ordinata di un mercato che si rende conto che da una parte c'è una riduzione imminente di liquidità, perché non c'è ancora riduzione di liquidità dalla parte della Banca Europea, c'è solo una minor immissione di liquidità e una riduzione di liquidità invece da parte della centrale americana. Però qui mi sono preparato un grafico che spero di trovare velocemente. Sì. Vediamo se lo trovo, eccolo qua. Questo è la Fed di St. Louis. Questi sono gli asset, cioè i bond o tutti gli asset detenuti dalla Banca Centrale, che è strettamente legato alla massa monetaria. Questo è aggiornato a ieri. Vedete una curva che sta scendendo? A me sembra di no. Scenderà, eh? Ok, Scenderà. ok. Ricordiamoci che da una parte l'inflazione e da una parte l'aumento dei tassi è già una stretta monetaria, ma a livello di bilancio della Fed, cioè di liquidità che ha immesso in giro, ce n'è ancora un sacco. Scenderà, ripeto, ma non è ancora scesa, ve lo dico in altri termini. Gli operatori professionali, i gestori, sanno che hanno in mano ancora tanta liquidità, ma sanno che non aumenterà, ben che vada, probabilmente diminuirà. Ok. E devi fare delle scelte quando ti diminuisce la liquidità in mano. Ok, intanto, mentre andiamo verso la conclusione, Eugenio, leggo che l'agenzia di rating Fitch ha avvertito, visto che stiamo parlando dell'ipotesi di recessione per l'Europa più che altro con te, Sì. impatto razionale. Allora, se una recessione è più probabile, secondo Fitch, che avverte, se in Europa, se ci sarà un razionamento di gas dovuto a un improvviso stop o riduzione delle forniture. Come dire, in questo momento, cioè, traduco un po', forse possiamo ancora sperare che non ci sia, ma dobbiamo stare attenti a tutto quel comparto, cioè al gas e alle decisioni che verranno prese fondamentalmente. Eh beh, certo, c'è questa variabile del gas. Anche qui io sono uno positivo proprio per mia natura. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Io lo vedo positivamente questa cosa. Allora, bisognerà tirare la cinghia quest'inverno. Preparatevi chi ha il camino, fate la scorta di legna, compratevi i vestiti in pile. Bisogna vestirsi di più quest'inverno, avere la casa un po' più fredda. Preparatevi. Questo inverno sarà così. Ma già dal prossimo, o comunque dalla fine di questo inverno, intanto ci saranno approvvigionamenti da altre parti, cioè dall'Africa e dal Nord Africa e dal Medio Oriente, ma soprattutto l'Europa sta organizzando il più grosso piano mondiale di energia alternativa possibile in questa fase. E quindi l'Europa non è che diventerà indipendente, ma sicuramente nell'arco di pochi anni già è la prima nella produzione di energie alternative, ma diventerà non la prima, la straprima. E tutto questo sarà positivo per la popolazione europea e per l'ambiente europeo mondiale. Quindi io lo vedo.
lo vedo positivamente questo fattore, perché accelererà in questa direzione un'Europa più consapevole nel consumo di energia fossile e soprattutto nell'utilizzo di energie alternative, che alternative completamente non lo sono perché un po' inquinano, ma inquinano molto meno, o comunque puoi decidere dove inquinare. Okay. Quindi io lo vedo positivamente questo fattore per l'Europa. Va bene. Eugenio, siamo in chiusura, ti chiedo di togliere la condivisione, però di aggiungere eventualmente ciò che secondo te manca un po' all'analisi che abbiamo fatto oggi, se manca qualcosa. No, direi c'è solo un mercato che mi sta stupendo, perché siamo in una fase di allontanamento dal rischio, soprattutto in Europa. È il mercato che invece la racconta in maniera diversa è l'oro. L'oro sta scendendo, sono praticamente 5 giorni che scende e oggi di nuovo sta rompendo i minimi. E non riesco bene a capire questa cosa, almeno che non guarda sia legata. Guarda che ti è spuntato una schermata che ti... Ah, è nostra, scusate, no, perdonami, allora adesso sistemiamo noi, non ti vedevamo più, c'era proprio un foglio. Va bene, no, dicevi l'oro, esatto, si sta comportando in modo, potremmo definire anomalo, sì, un po' bizzarro, insomma. Anomalo. Ah, certo. Quindi l'unica spiegazione è che il fatto che l'Europa nelle sanzioni vorrebbe anche, non so se l'ha già fatto, mi pare di no, mi pare che vuole organizzarlo, vuole fare delle sanzioni nei confronti dell'oro russo, loro sono grandi produttori d'oro e poi lo spostano nei forzieri di Londra e svizzeri, ecco, almeno che non ci sia questa possibile manovra che vada a interagire sul prezzo dell'oro, anche se secondo me dovrebbe interagire in senso inverso, non in senso appunto, del ribasso. Appunto. Però ecco, questo è una cosa di cui non vuol dire che non ci siano le motivazioni, dico solo che dall'instant market non le sto capendo. È un po', certo, no, qualche motivazione ci sarà sicuramente, però effettivamente è abbastanza incomprensibile. Sì, peraltro è già da un po' che parliamo di questa, diciamo, tendenza dell'oro che è abbastanza equivoca, ecco, mettiamola così, proprio perché non si capiscono le ragioni. Grazie Eugenio Sartorelli, come sempre ti seguiamo e ci sentiamo presto naturalmente sulle fonti TV, anzi diciamo che prossimamente ci saranno, cioè insomma i tuoi collegamenti avranno anche un tocco diverso, dai non anticipiamo niente, vediamo cosa riusciremo a fare. Facciamo la sorpresa, sempre, bisogna sempre lasciare un po' di suspense nelle cose, sennò che noia. Grazie Eugenio Sartorelli ancora.